Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori, ed eccoci qui a una nuova puntata di Radio Falcone. La nostra redazione ha avuto una pausa quest'estate, ma ora sta ricominciando e ricomincia proprio oggi, il 25 novembre, che è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. 25 novembre è una ricorrenza istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per celebrare le donne e riportare all'attenzione dell'opinione pubblica il tema della violenza, in particolare domestica, sul genere femminile e sul femminicidio. In tutti i paesi del mondo, durante questa giornata, si celebrano eventi che intendono celebrare le donne, dalla letteratura all'arte. Ma perché l'Assemblea delle Nazioni Unite ha scelto proprio la data del 25 novembre per festeggiare questa giornata? Dobbiamo tornare al 25 novembre di tanti anni fa, esattamente del 1960, con l'assassinio delle sorelle Mirabal. Non è quindi una data scelta a caso. Quel giorno, infatti, nel 1960, furono uccise le sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana. Le tre donne si opposero al regime dittatoriale e violento di Rafael Leonidas Trujillo nella Repubblica Dominicana. Quel fatidico giorno le tre donne si recarono in carcere per far visita ai loro mariti, ma furono dapprima fermate dalla polizia dominicana. Poi, in quanto attiviste e rivoluzionarie, furono trasportate in gran segreto in un luogo nascosto, nel quale furono prima torturate, poi violentate e infine uccise tramite strangolamento dai militari. I loro corpi furono ritrovati a bordo dell'auto con cui si erano recate a far visita ai loro mariti. 25 novembre è una giornata particolare, ma noi ci teniamo qui come radio a sottolineare che tutto l'anno devono diventare giornate per dire no alla violenza contro le donne. Perché purtroppo in tutto il mondo la violenza contro le donne è una delle prime cause di morte delle donne. In Italia, questi sono dati Istat, una donna su tre ha subito qualche forma di violenza nel corso della sua vita, specialmente in famiglia. È altissimo se pensiamo a una donna su tre, pensate a quelle che conoscete voi e sicuramente fra queste ci sarà qualcuna che ha subito una violenza psicologica o fisica. In Italia ci sono quindi 7 milioni di donne che hanno subito violenza, ciò implica che ci sono anche 7 milioni di uomini che l'hanno agita e quindi bisogna lavorare perché questo non accada più. Gli autori delle violenze sono sempre prevalentemente i partner o gli ex partner. E un'altra cosa grave è che sempre secondo l'Istat solo il 12% delle violenze è denunciato. Purtroppo, negli 87 giorni di lockdown per l'emergenza da Covid, sono stati 44 le vittime di violenza. Quindi possiamo dire che ogni 2 giorni una donna è stata uccisa in famiglia. Il problema quindi si è aggravato perché ovviamente non potevano uscire di casa, nemmeno i mariti per andare al lavoro, e quindi ha aggravato la situazione del femminicidio. L'Istituto Falcone, oggi, 25 novembre, ha in corso diverse attività. Prima di tutto una formazione che vede coinvolte più di 60 insegnanti perché il nostro istituto è capofila di un progetto regionale contro la violenza sulle donne ed è anche il primo istituto in provincia di Varese ad avere il comitato pari opportunità che è guidato dalla professoressa Santoro e fanno parte di questo comitato più di 70 fra ragazzi e ragazze. Oggi, infatti, oltre a questa puntata radio, ci sarà un incontro che il Falcone organizzerà per tutte le classi quinte e domani, perché ogni giorno bisogna fare qualcosa, ci saranno invece degli incontri per il Comitato Pari Opportunità che andranno avanti fino all'8 marzo, fino a creare un qualcosa che il Comitato vorrà fare su questo argomento.
Il Falcone quindi è una delle prime scuole in provincia di Varese che ha iniziato a combattere la violenza sulle donne tutti i giorni. E oggi noi come radio vogliamo andare avanti. E adesso lascio la parola alle altre persone della nostra redazione che ci racconteranno delle storie di donne. Gabrielle Chanel, in arte Coco, è stata la stilista più rivoluzionaria del Novecento. La sua è una storia di primati. I primi pantaloni disegnati pensando al corpo femminile, l'introduzione del little black dress e del sweet jacket da donna. È stata la prima stilista a dare il suo nome a una fragranza o ad abbinare bigiotteria e alta moda. Un'infanzia sfortunata la sua. La prematura morte della madre, l'abbandono da parte del padre e gli anni in affidamento alle suore del Sacro Cuore a Aubazine. Circondata da donne vestite solo di abiti rigorosamente bianchi e neri, è proprio qui che Gabrielle inizia a diventare Chanel, perché qui ha imparato l'arte del cucire. Con più di 18 anni comincia a vivere la propria vita. Mentre trova lavoro in varie boutique, dove approfondisce le nozioni del cucito, apprese quando era più piccola, inizia a esibirsi la sera come cantante presso alcuni caffè. È proprio qui che fa uno tra i più importanti incontri della sua esistenza. Si lega a Étienne de Bassan, figlio di imprenditori tessili. Una relazione che si rivela un incontro più che fortunato per la stilista. Étienne non è solo un amante, ma soprattutto il suo primo finanziatore. Coco è bravissima a creare cappelli. E ben presto le sue creazioni, richiestissime dalle donne, la spingono a muoversi a Parigi e poi a Deauville, dove apre i suoi primi negozi, seguiti da un salone di alta moda a Biarritz. La moda di allora era ancora strettamente legata a concetti retrogradi: il corsetto, la crinolina, gabbie in cui le donne si rinchiudevano al grido di un equilibrio estetico tanto diffuso quanto malsano. Così Chanel, sempre controcorrente, sempre rivoluzionaria, inizia a proporre modelli sportivi dalle linee semplici e morbide, al di là di ogni costrizione. È il 1916 quando però Rodier, industriale tessile francese, le dà un'esclusiva, il jersey, tessuto che si rivela essere il migliore interprete delle sue creazioni. Pochi anni dopo apre la sua prima boutique a Parigi, al numero 31 di Rue de Cambon, e da questo momento la strada è in discesa perché il successo per lei è definitivamente arrivato. Crea il suo primo e celebre profumo, lo Chanel numero 5, una fragranza senza tempo che ancora oggi è proprio considerata una delle migliori mai concepite. A metà degli anni 20 nasce il Petit Robe Noir, il classico tubino nero dalle linee più semplici possibili. È stato capace di rendere ogni donna uguale alle altre, seppur con immenso stile. Un esempio calzante di questa visione è il successo assoluto ottenuto dal tailleur Chanel, amato dalle donne di tutto il mondo. Dai suoi celebri vestiti fino alle borse e agli inconfondibili profumi, Chanel fu spesso copiata. Ma questo non dispiaceva affatto, perché, come lei stessa diceva, essere plagiati è il più grande complimento che si possa ricevere. Succede solo ai più grandi. È il 10 gennaio 1971, quando Gabrielle Coco Chanel si spegne all'età di 87 anni. Con lo stile lanciato da lei ha rappresentato il nuovo modello femminile del 1900, ossia un tipo di donna dedita al lavoro, a una vita dinamica, sportiva, priva di etichette e dotata di molta autonomia. Gli anni 20 e 30 del secolo scorso furono fortemente influenzati da questo nuovo modo di vestire. E ancora oggi possiamo vedere numerosi richiami allo stile unico introdotto da Coco Chanel, che anche dopo 100 anni rimane icona e maestra indiscussa del stile. Lo stile di Chanel era sobrio, pratico, funzionale,
ma allo stesso tempo estremamente elegante, riuscendo a esaltare la femminilità, nonostante proponesse un vestire propriamente maschile, soprattutto al tempo, immaginando così una donna emancipata, libera e sicura di sé. Lo stesso logo, infatti, è stato disegnato da lei, puntando su un rigoroso accostamento del bianco e del nero, evocatrice di classe e di lusso. Vi voglio poi proporre due film che secondo me vi possono far capire appieno la vita di Gabrielle Chanel, di Coco Chanel, e che alla fine è stata una delle stiliste più famose di sempre. Il primo è Chanel Solitaire, e risale al 1981, e invece l'altro più recente è Coco Chanel. Davvero vi propongo vivamente questi due film perché si può capire non solo quanto la vita di questa ragazza all'inizio possa essere stata difficile per ciò che è passato, ma quanto non è solo fortuna questa, perché non è solo il fatto che ha trovato un uomo che è riuscito a finanziarla per primo, che è riuscito a finanziare le sue prime creazioni. Si tratta proprio di una questione di lei aveva la capacità di creare della vera e propria arte ed è riuscita poi, soprattutto riguardo alle donne, a creare e rivoluzionare completamente il loro modo di vestire e questo ha portato anche a rivoluzionare il modo di pensare, soprattutto in quegli anni, il pensiero che si potesse avere verso le donne. Benissimo, ringraziamo Nicole di questa bellissima storia che ci ha fatto conoscere di Coco Chanel, perché sicuramente Coco Chanel è conosciuta dalla stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori, ma magari la sua storia non è così conosciuta. Nicole, ti chiedo solo una cosa: cosa ti ha colpito di più di Coco? Allora, innanzitutto premetto che neanche io conoscevo la storia, non conoscevo la sua storia, mi sono informata e ho visto il secondo film che vi ho citato e la cosa che più mi ha, anche ricercando, eccetera, la cosa che più mi ha colpito è la sua autoironia, le sue frasi taglienti che spesso aveva anche verso gli uomini, perché è come se la sua mente fosse 100 volte, 100, se pensiamo ad oggi è come se fosse stata era rivolta proprio al futuro e infatti è andata contro a Dior, a Balenciaga, che come lei oggi sono praticamente alla pari come marchi famosi comunque di stile e ha avuto una vita vissuta al massimo pur avendo vissuto ad esempio avendo avuto un blocco a causa della seconda guerra mondiale, ha dovuto chiudere i negozi, ha dovuto lasciare aperti soltanto dei negozi in cui vedeva i profumi e solo uno di vestiti, quindi si è ritrovata molto in difficoltà anche per quello, però è riuscita a ripartire. Poi, da quel momento in poi, ha creato i pantaloni, quindi è grazie a lei per cui oggi possiamo indossarli. Quindi, è davvero una donna da ammirare e che ha cambiato proprio, ha cambiato la storia. Coco Chanel ha cambiato la storia. Assolutamente sì, e Nicole, grazie di avercela portata qui nella nostra Radio Falcone, perché oggi, 25 novembre, ci ascoltiamo un po' di storie di donne che hanno creato e cambiato la storia. Grazie mille. Ciao Nicole, grazie. Abbiamo appena ascoltato No One Ever Will di Nijd e adesso vi lascio al brano You Keep On Running di Chris Lab. Buon ascolto. Broken arms, shattered dreams. Roots are growing. Are crawling in your ear. You may not.
Ciao a tutti. Oggi io vorrei parlarvi invece di Grace Murray Hopper, che è stata una donna che ha rivoluzionato la storia della programmazione. Infatti, è stata la prima ad ideare e realizzare un linguaggio di programmazione indipendente dalla macchina, chiamato COBOL, e ad aver inventato il metodo del debugging, cioè l'eliminazione dei bug informatici, attraverso analisi periodiche continue del codice sorgente del programma. Ma partiamo dai suoi inizi. Nasce nel 1906 e già all'età di 7 anni smonta 7 sveglie per capire come funzionassero e a cosa servissero tutti quegli ingranaggi. In gioventù frequenta la Yale University e qui ottiene un dottorato di ricerca in matematica, con il quale trova lavoro come docente universitario al Vassar College. Nonostante avesse sempre frequentato scuole femminili che insegnavano un'educazione per signore, il padre l'ha sempre spinta ad uscire da certi stereotipi, tanto che Grace praticava basket, hockey su prato e pallanuoto. Nel 1930 si sposa con Vincent Hopper, con il quale divorzia dopo 15 anni. Non si risposerà più, ma manterrà comunque il cognome del marito. Nel 1943 la vita di Grace ha una svolta decisiva. Infatti si arruola volontaria nella Marina e viene inserita nel team che lavorava allo sviluppo del Mark I, uno tra i primi calcolatori elettromeccanici della storia. Il suo aiuto è fondamentale perché creò il programma che consentì alla Marina statunitense di decifrare i codici di criptazione delle forze dell'asse nelle loro comunicazioni. Dopo la guerra viene poi assunta dalla Eckert-Mauchly Computer Corporation nel progetto di sviluppo dell'Univac One, dove inventa appunto il COBOL e il debugging, come dicevo in precedenza. Tra i suoi 60 e 70 anni viene richiamata più volte in servizio per diversi progetti e nel 1982 è promossa al grado di commodoro. Va in pensione infine all'età di 79 anni e muore nel 1992. Ho scelto questa donna perché ammiro tutto ciò che ha fatto, che si è arruolata volontariamente nella Marina ed è riuscita a dare il suo contributo, il suo grosso contributo, per decifrare i codici di comunicazione delle forze dell'asse. Ammiro anche il fatto che suo padre, nonostante l'epoca, l'avesse sempre spinta a uscire da stereotipi e l'avesse sempre spronata. In sottofondo abbiamo ascoltato Blue Windows di Nijid. Adesso ascolteremo Material Girl di Jeff Speed 68. Yo Jay, can I get that drum track? Would you love me for myself, not material things? Forget all about my status in the cast and bring. No need for them gifts if you ain't my wife. We can take it to a level where it's not one night. Would you love me for myself, not material things? Forget all about my status in the cast and bring. No need for them gifts if you ain't my wife. We can take it to a level where it's not one night. I'm like a black James Bond. Smooth and calm. Get your wifey on the table, high heels in the thong. Jeff, love it when you hit the club, showing you good. Sexy but independent, keep me harder than wood. Leather pants, high boots with the matching bra. I can tell she wanted more due to eye contact. It don't take much to make me get up on a vibe like that. When you're dressed in a tee, you're more than sexy. High class female, don't need a college degree. If you're past 19, you can move with this. Only deal with hot chicks, big tits and thighs. A slim waistline and push your own ride. Drop dead gorgeous, loves the coalition. Know how to handle biz when a man is on a mission. Put out for a nigga and provide your best. Then you can brag to your friends how you're moving with Jeff. Would you love me for myself, not material things? Forget all about my status in the cast I bring. No need for them gifts if you ain't my wife. We can take it to a level where it's not one night. Would you love me for myself, not material things? Forget all about my status in the cast I bring. No need for them gifts if you ain't my wife. We can take it to a level where it's not one night. Lay back. We zone, let your crib hang off the phone. You and me and we all alone. I got the tool that'll make you moan. Lay back, we zone, let your crib hang off the phone. You and me and we all alone. I got the tool that'll make you moan.
the night, still young, this must be the beginning. I walked in, still was the center of attention. Certified MC, better yet supreme. Keep a sharp eye on them chicks who want cream. Want the good life, convertible limousine. 20 G's, so your girls can shop. A new Jag at the crib with the bow on the top. Genuine outfits, baguettes and bracelets. Watch you bug when you can't track my bank statement. So trite that I can taste it, but why do I fall? Victim to a pretty face who knows it a ball. Difficult to comprehend when you spent it all. I see niggas go broke, that's my main concern. Shook it in like a ringworm and watch it burn. Pretend to be innocent in this material world. With a body like that, I'm daddy's little girl. Would you love me for myself, not material things? Forget all about my status in the cast I bring. No need for them gifts if you wait my wife. We can take it to a level where it's not one night. Would you love me for myself, not material things? Forget all about my status in the cast I bring. No need for them gifts if you wait my wife. We can take it to a level where it's not one night. Lay back. We's on, at your crib, hang up the phone. You and me, and we all alone. I got the tool that'll make you moan. Lay back, we's on, at your crib, hang up the phone. You and me, and we all alone. I got the tool that'll make you moan. We rap all stars, don't need the floss. Surrounded by women, can't tell they wearing drawers. In the club on the floor like the Soul Train of Wars. Fantasize while you're licking your lips, moving your head. Hypnotize while you're rubbing your backside on Jeff. Bring a sweat when your fingernails grace my chest. So crafted, spin around and be so nasty. Material girl, I kinda love it when you're sassy. Would you love me for myself, not material things? Forget all about my status and the cash I bring. No need for them gifts if you weigh my wine. We can take it to a level where it's not one night. Would you love me for myself, not material things? Forget all about my status and the cash I bring. No need for them gifts if you weigh my wine. We can take it to a level where it's not one night. Just lay back, ease on, at your crib, hang up the phone. You and me and we all alone. I got the tool that'll make you moan. Lay back, ease on, at your crib, hang up the phone. You and me and we all alone. I got the tool that'll make you moan. Lay back. Billie Jean King, nata a Long Beach il 22 novembre di 1943, ricorda la storia del tennis non solo per i suoi 12 titoli del Grand Slam, ma anche per le battaglie che ingaggiò a favore delle donne. Tutto iniziò a 17 anni, quando vinse il doppio Wimbledon e si ripeté con la stessa compagna la stagione successiva. A partire dal 66, la King iniziò la sua straordinaria serie a Wimbledon, stabilendo il record di 20 titoli, di cui 6 in singolare. Di statura medio-bassa, giocava con gli occhiali e gli esperti la definirono un fenomeno sportivo dotato di una tecnica molto elevata. Sebbene l'erba fosse il suo terreno preferito, dove riusciva a muoversi con estrema rapidità, con conclusioni volanti sotto rete, vinse anche sulla terra rossa, al torneo di Roma nel 70 e il Roland Garros 2 anni dopo, dimostrando le proprie doti. La King però non era solamente una grande campionessa nel tennis, era anche una femminista convinta, che lottò per la rivalutazione in campo professionistico del tennis delle donne e quindi per la parificazione dei premi, riuscendo ad essere la prima a superare i milioni di dollari guadagnati in carriera. Nel 1973 fonda il World Team Tennis, il campionato tennistico statunitense a cui partecipano 8 squadre. E nel 1974 è la prima donna ad allenare una squadra di tennis. Importante data è quella del 20 settembre 1973, quando giocò un match contro Bobby Riggs, definito come seconda battaglia dei sessi. Il 55enne, ex stella del tennis, ha battuto clamorosamente Margaret Smith Court, una delle più grandi tenniste dell'epoca, nella prima battaglia. Ma il match contro King finì con la vittoria a favore di quest'ultima, divenendo simbolo e icona sulle maglie dei movimenti femministi. L'evento fu trasposto al cinema nel 2017, nel film La battaglia dei sessi. A interpretare la tennista è Emma Stone, mentre Riggs è interpretato da Steve Carell.
Beh, Luca, grazie di questa storia che non so in quanti conoscevano dei nostri ascoltatori, ma come mai hai scelto proprio questa storia? Perché ho scelto la King? Perché Sì, esatto. lei è donna dell'anno e 5 volte numero uno del mondo, nonostante il suo ampio palmarès anche, riuscì a vincere non solo sul campo, ma anche nella lotta per la parità nel tennis. L'unico sport al mondo nel quale uomini e donne sono pagati e pagate alla stessa maniera. Questa cosa la trovo molto giusta, anche perché in altri sport, come il calcio, non è ancora così. Infatti, molti hanno stipendi milionari, altre invece nel calcio, calciatrici donne, per loro invece non è così. E inoltre voglio anche dire che se vi interessa di più della sua vita, vi consiglio il suo libro autobiografico We Have Come a Long Way del 1988. E nel mentre abbiamo ascoltato In Moving Light di Indigid. E ora vi lascio con 40 Days and 40 Nights di Alex Berosa. Ci sentiamo fra poco con Fede. I tell you, where I'm from, it's like you're standing in the middle of a battlefield you can't escape. You know, youngsters running around with no care in the world. I used to want to hurt anything or anybody that moved, but now I see differently. And these days you gotta think smarter. Lost life, where them cake cutters blaze in the night. Where I'm from, it rains for more than 40 days, 40 nights. Haters try to jack you, bullets coming at you. Where I'm from, it rains for more than 40 days, 40 nights. Lost life, where them cake cutters blaze in the night. Where I'm from, it rains for more than 40 days, 40 nights. Haters try to jack you, bullets coming at you. Where I'm from, it rains for more than 40 days, 40 nights. What if it rained for 40 days and 40 nights? Tour bus tickets, come on, take a ride through my life. They say I spit a river, way the lyrics flow through the mic. Like water, play with me easier, only gets harder. Got the heart of a martyr, mind built like starter. I'm alive while you're walking, I won't need no charges. So no getting money after me, road to clear disaster piece. Whole fam royalty, no one person majesty. Trying to build a dynasty, interested in finer things. Take them back to the streets, but I know what that drama brings. Homicide in the streets, and that I already see. No need to think about it all, I still see it in my dreams. Shell one, shell two, another body dropping off. Hear them sirens in the wind, I wish that I could turn them off. 12 years old, out here beefing with them underdogs. Some things you wanna forget, but can't forget at all. Lost life, where them cake cutters blaze in the night. Where I'm from, it rains for more than 40 days, 40 nights. Haters try to jack you, bullets coming at you. Where I'm from, it rains for more than 40 days, 40 nights. Lost life, where them cake cutters blaze in the night. Where I'm from, it rains for more than 40 days, 40 nights. Haters try to jack you, bullets coming at you. Where I'm from, it rains for more than 40 days, 40 nights. I remember Mama told me, keep your head up high. Even though you passed away, I still see you when the sky pops. Taught me about the streets and also how to act civilized. Lost so many soldiers in my bloodline, I wanna cry. Get money, get low, folk and hate to get dope. Never turn back, sugarcoat or let emotion show. Beast up in these streets, young and that they already know. Test me with them heaters, chop your click up like a vegetable. Rorty, I ain't never scared, y'all know how the story go. Left, right, uppercut, yappa make them get low. Talking out your trash, shoulder, get your beat down to the flow. Chopper City representative coming with that 50 low. 30 shots in the banger, I'ma let my soul glow. 12 war knucklehead, you know how the war go. Black flag, soldier rags, I was bred to get it on my ringer with Magnolia. I'ma hold it down until I'm gone. Lost life, where them cake cutters blaze in the night. Where I'm from, it rains for more than 40 days, 40 nights. Haters try to jack you, bullets coming at you. Where I'm from, it rains for more than 40 days, 40 nights. Lost life, where them cake cutters blaze in the night. Where I'm from, it rains for more than 40 days, 40 nights. Haters try to jack you, bullets coming at you. Where I'm from, it rains for more than 40 days, 40 nights. Lost life, where them cake cutters blaze in the night. Where I'm from, it rains for more than 40 days, 40 nights. Haters try to jack you, bullets coming at you. Where I'm from, it rains for more than 40 days, 40 nights. Lost life, where them cake cutters blaze in the night. Where I'm from, it rains for more than 40 days, 40 nights. Haters try to jack you, bullets coming at you. Where I'm from, it rains for more than 40 days, 40 nights.
Il diritto di contare è un film diretto da Theodore Melfi del 2016. Nello stesso anno ricevette 3 nomination ai premi Oscar. La storia parla di 3 donne che lavorano al programma spaziale della NASA nei primi anni 60, come matematiche, ingegneri e informatiche, danno un enorme contributo alle prime missioni spaziali americane, combattendo allo stesso tempo tutti gli stereotipi presenti in quell'ambiente all'epoca. Però si basa sulla storia vera di Katherine Johnson, matematica, informatica e fisica, nata nel 1918, ma anche donna afroamericana, che lavorò per la NASA tracciando le traiettorie per il programma Mercury e per la missione Apollo 11. Lei contribuì per diversi anni alla NASA, dove le furono riconosciute le sue formidabili doti di eseguire con accuratezza i calcoli inerenti alla navigazione spaziale computerizzata e svolgendo un decennale lavoro tecnico dirigenziale. Ma si contraddistingue anche prima di prestare il suo servizio alla NASA. Si laurea infatti a 18 anni al West Virginia State College in matematica e francese, ottenendo una magna cum laude. Inizierà poi a lavorare nell'ambito scientifico nel 1953, quando l'allora NACA decide di accogliere la possibilità di assumere donne afroamericane. Nel corso della sua lunga carriera riuscirà ad abbattere diverse barriere presenti per le donne nella NASA, per esempio lavorando in team formati da soli uomini e presenziando le riunioni di redazione. Durante la sua carriera si trovò spesso ad essere discriminata, venendo sminuita dai colleghi, inserita in gruppi formati esclusivamente da e per donne di colore, e lavorando, pranzando e avendo servizi igienici in aree separate rispetto ai suoi colleghi uomini e bianchi. Nel 1962, in preparazione per il volo della Mercury Friendship 7, però, lo stesso astronauta incaricato a prendere parte al lancio si rifiutò di partire fino a quando i dati forniti dal computer non fossero approvati da Katherine. Dopo quell'episodio, ricoprì altri incarichi di spicco nel suo futuro. Nel 69, calcolando la traiettoria per la missione dell'Apollo 11, riportando a casa l'equipaggio dell'Apollo 13 in seguito e prendendo infine parte ai primi progetti di una missione americana su Marte. Si ritirò nel 1979 per ricevere moltissimi premi, tra cui la Medaglia Presidenziale alla Libertà, ricevuta da Barack Obama nel 2015. Federico, è molto interessante questa donna che hai scelto. Cosa ti ha colpito? Come mai l'hai scelta? Ho deciso di scegliere questa donna, Katherine, perché mi ha colpito particolarmente per il calibro del suo contributo per il mondo scientifico e per tutta l'umanità, in realtà. Perché il suo lavoro e il suo contributo non è una cosa che ha aiutato solo delle persone del suo periodo, è una cosa che aiuterà retroattivamente non solo noi, ma chiunque verrà dopo di noi. Ha lavorato in un ambiente assolutamente complicato ed è riuscita, oltre a far questo, anche a farsi valere e a far valere una intera etnia e un'intera classe sociale. E quindi credo che ha una storia molto importante. E secondo me è molto importante, Federico, ti ringrazio di aver scelto questa donna, perché spesso le materie scientifiche sono ancora fatte prevalentemente da uomini, invece possono essere fatte da uomini e da donne indipendentemente dal genere. Semplicemente se a uno piace può studiarla. Quindi grazie mille, Federico. Per base abbiamo ascoltato Romance for Piano and Cello di Nijid. Adesso invece ascoltiamo Here to Stay di Sleeper Spaceborn. I love you. You don't
Ed eccoci qui, ritornati in radio. E, gentili ascoltatori, avete appena ascoltato queste quattro storie di donne. Siamo stati molto felici come redazione di potervi raccontare queste storie per portare la parità. E ricordiamo che l'Istituto Falcone è da anni che, attraverso progetti, come abbiamo prima citato, continua a lavorare su questo tema, su questa tematica che è molto importante per tutti. Ma oggi a Falcone accade anche qualcos'altro di molto bello, mi viene da dire, perché è una nascita e direi che ha una concomitanza molto interessante. E a parlarcene c'è qui una professoressa che ringraziamo di essere qui con noi e al quale lascio subito la parola. Professoressa Gianotti Simonetta, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, grazie, grazie di avermi ospitato in questa radiotrasmissione perché effettivamente oggi è una giornata importante per l'istituto in quanto proprio oggi è stato piantumato il nostro frutteto, cioè sono state piantate 50 piante da frutto e 10 arbusti melliferi. Nell'ambito del progetto di educazione ambientale, se vogliamo, progetto Green School. La nostra scuola è una scuola che fa parte della rete delle scuole green della provincia di Varese e questo progetto mira a, diciamo, promuovere buone pratiche o comunque pratiche virtuose per lo sviluppo sostenibile, finalizzato in generale a ridurre l'impatto ambientale del nostro istituto in termini anche di produzione di emissione di anidride carbonica. Ora, l'idea del frutteto è venuta, risale all'anno scorso, dove avevamo già iniziato a organizzare appunto questa attività, questo progetto, ma purtroppo in seguito alla diffusione della pandemia da SARS-CoV-2 ovviamente è stato tutto interrotto bruscamente. Quest'anno abbiamo ripreso insomma queste attività, lo sviluppo di questo progetto e appunto siamo riusciti a mettere in atto questa piantumazione che avrà diversi sbocchi anche educativi, tra l'altro, visto che la nostra appunto è una scuola. Innanzitutto permette di allargare l'ambiente scolastico e quindi avere anche uno spazio esterno che è adibito, diciamo, ad attività educative. Poi rende partecipi gli studenti al processo di produzione della frutta, quindi al ciclo vitale delle piante. Noi, avendo un ristorante all'interno della scuola, potremo utilizzare anche i frutti, i prodotti di queste piante all'interno dei laboratori del ristorante dell'istituto. Diciamo che si può anche concretizzare in questo modo un esempio di economia circolare perché noi facciamo vedere il ciclo completo dalla produzione, dal campo alla tavola e poi ancora tornare al campo con gli scarti dei vegetali, con la raccolta delle foglie, dei rami che verrà fatta poi dagli studenti durante corso dell'anno che diventeranno compost e quindi permetteranno di ritornare in un certo senso alla natura. Infine, ma non per ultimo, forniamo anche un polmone verde alla città di Gallarate, quindi in un certo senso contribuiamo alla sostenibilità di un ambiente urbano, visto che sempre di più il cemento, diciamo, si allarga a vista d'occhio e quindi ci priva di una importante fonte di sopravvivenza che è appunto data dalle piante. Quindi in breve, diciamo, ho dato un'idea di quello che può essere la validità, insomma, di questo progetto che poi vedrà anche altre attività collegarsi e rivolgersi anche alla cittadinanza, nel senso che potrebbero essere studiate e portate a termine altri progetti e attività educative rivolte ad altre scuole, rivolte appunto agli abitanti di Gallarate e del circondario.
Grazie professor Hesta, è veramente un progetto interessante e completo perché si rivolge sia all'interno della scuola che all'esterno, che è sempre molto importante. E mi ha fatto venire in mente, se mi permette, un libro, e vorrei leggere in conclusione di questa puntata questa poesia. Sicuramente magari lo conoscerà, Franco Arminio, Cedi la strada agli alberi. Non so se conosce professor Hesta questo poeta. No, purtroppo no, ma andrò a informarmi. Allora vi leggo questa poesia che è molto bella secondo me per finire questa puntata, mi sembra che possa essere giusta. Lui dice: abbiamo bisogno di contadini, di poeti, gente che sa fare il pane, che ama gli alberi e riconosce il vento. Più che l'anno della crescita ci vorrebbe l'anno dell'attenzione. Attenzione a chi cade, al sole che nasce, che muore, ai ragazzi che crescono, attenzione anche a un semplice lampione, a un muro scostato. Oggi essere rivoluzionari significa togliere più che aggiungere, rallentare più che accelerare, significa dare valore al silenzio, alla luce, alla fragilità, alla dolcezza. Bene, oggi 25 novembre abbiamo imparato e scoperto anche nuovi progetti qui nell'Istituto Falcone. La musica che abbiamo sentito di sottofondo è di Nijid, The Blues for Jane. Noi dalla redazione di Radio Falcone vi salutiamo e speriamo di risentirci presto. Ciao a tutti e buona giornata!